Partiamo subito dal big big, così lo togliamo subito. L'annuncio di Painkiller. Vai. Dai, bastardi, cosa ridete? No, vai, dai, che nessuno ne ha parlato, bastardi. Non si è visto niente di Painkiller. No, no, infatti, era solo un annuncio. A me è bastato quello, eh. Io sono vecchio stile, a me basta solo un annuncio. Esatto. Sì. No, allora adesso io vi faccio una domanda. Passo la parola. Dai. Noi parleremo adesso dei grandi big, Elden Ring, hanno presentato, hanno fatto vedere solo, tantissimi. Dai, dai, dai. Esatto, non solo quello. Voglio sapere da voi un gioco che hanno presentato, ma di cui non si è parlato tantissimo, ma che vi ha messo curiosità. Giusto per parlare anche non indie, ma un altro gioco che non ha avuto questa copertura mediatica, come per me è stato Painkiller. Ok. Che non sia uno dei big. Dai, vai, voglio sapere. Ce l'ho io. Vai. Metal Slug Tactics. Madonna, sì, è vero, vero, verissimo. Ma come sì, è vero? Ma è vero. Come tu dici, ma Painkiller, oh, come osate ignorarlo? E io apro il mio cuore, dico Metal Slug Tactics. E quello è il momento che carino. Perché i gusti sono gusti e una balla. Allora, io in realtà è diverso da quello che ricorda quel gioco in particolare, però io sono orfano, non so quanti di voi lo conoscono o lo abbiano giocato, di Advance Wars, che era un gioco dei Game Boy Advance. Che era uscito... è uscito un seguito spirituale su Switch. Bravissimo. E lo voglio, ma non l'ho ancora giocato. E quindi ho una voglia quasi appunto tossica di quel genere. Ed è vero che il Tactics non è Advance Wars, è appunto un classico tattico a caselle. Però è così bellino. Dite anche gli altri voi, perché altrimenti io faccio una lista della spesa. Killing Floor 2 Interstellar Insanity. Ma vai a veramente? Vai a ma ci... non è vero mai, non è vero mai. Age of Empires 4. Ah, beh, in realtà però quella scusa, sì, lo so, è un rischio, è un rischio, è un rischio. È un grosso rischio, no, è troppo grosso. Visto, è un rischio, grosso, cioè, grosso. Sembra che abbiano voluto mettere il 4 perché sì. Guarda, però, se esce come il 3, no. Se esce come il 2, ci sta. Il 4 negli strategici, no, tende ad avere una brutta nomea, specialmente quando il genere è invecchiato e cercano di rivenderlo. Io sono prevedibilissimo. Silt è quella specie di limbo sott'acqua, tutto bianco. Ah, nero. Ho capito. Okay. Lui è molto carino, Beh, su quella falsariga c'è il titolo dei creatori di Inside, di alcuni creatori di Inside, ma non dello stesso studio, che la chat ci aiuterà a ricordare, vero? È quell'uomo che sogna col figlio. Ah, pure quello ti piaceva, quello della famiglia. Ah, è vero, Somerville. Bravi ragazzi. È una via di mezzo tra This War of Mine e Inside. È vero, sì, è vero, con impatti limbici. Esatto. Somerville, sì. Grazie ragazzi, Somerville. Minchia, This War of Mine, di chi di voi ci ha giocato, per me è un capolavoro di gioco e non ha avuto il rilievo che meritava. Era carino. Molto bello. No, per me è sicuramente Age of Empire, ma non dirò nulla di nuovo proprio. Sono curioso di vedere Redfall più che Back for Blood. Vabbè, tutte, guarda, in realtà nessuno ha sbagliato. Hai fatto i tre accenti Blood. Esatto. No, a parte tutto, perché è vero. Ricordato in certo Back for Blood è quello degli sviluppatori di Left 4 Dead. E io e Mario ci abbiamo scherzato, siccome abbiamo registrato il video già, ci abbiamo già scherzato perché dai, gli sviluppatori di Left 4 Dead, ma non di Evolve, sottoscritto. Ma non di Evolve. State tranquilli, non quelli. In chat mi hanno ricordato un altro per il quale sono in hype, di cui si è parlato poco, Jurassic World Evolution 2. Ah, quello infatti io ti ho pensato tantissimo. Io ho 400 perché... ore sul primo, cioè ci ho giocato tantissimo. Mamma mia, Sam. Porca vacca. Ma il fatto stesso che ne esista un sequel la dice lunghissima. Ma guarda, che allora ti dico, io sono un giocatore di strategici e gestionali. Questo si sa, vedi, se almeno per una volta esce fuori uno dei miei main generi. Oh. Allora, diciamo che come genere non è che sia mai andato forte negli ultimi 20 anni.
15, diciamo così. Ma no, davvero è così, lo so. Devo dire che Jurassic World Evolution, il primo, almeno, è stato molto bello. Uno, perché praticamente aveva un grado di difficoltà che arrivava appunto a molto impegnativo, perché tutti i gestionali che ci sono stati, diciamo, che tentavano più ad approcciarsi alla gente, erano o troppo semplici o con poche funzioni. Jurassic World Evolution 1 è serio. Secondo, se ti piace l'ambientazione Jurassic Park, viene trattata bene, cioè diciamo è trattata molto bene, è molto vario, e andando avanti nelle varie isole, perché lì diciamo è un gestionale che funziona alla theme park, cioè a vari scenari. Cioè tu avevi team hospital, i vari ospedali, tu passavi magari da quello del cacchio comunale, poi passavi a quello della grande città, così, a quello che c'ha problemi particolari, e lì appunto passi alle varie isole di Jurassic Park, e poi sono quelle lì appunto che vengono citate nei vari film e tutto quanto, poi magari c'è quella lì che è stretta dove è difficile costruire, magari c'ha problemi di questo tipo, e man mano appunto arrivi agli ultimi livelli, che comunque a livello di gestione è un bel casino, anche perché stanno tantissime cose da fare ed è curato molto nel dettaglio, e a livello di ricezione è andato molto bene, cioè è stato più giocato di quanto ci si sarebbe aspettati, anche poi a livello di spettacolarità, cioè in genere i gestionali, se ci pensate, hanno molto sta cosa, cioè, che hanno assunto diciamo nel tempo, cioè hanno continuato ad assumere nel tempo per voler, dato che quasi un po' tutti ricordano Team Park, Team Hospital e tutto quanto, molti hanno voluto mantenere diciamo quell'impostazione cartunesca, giocosa e così via. Jurassic World Evolution è un gioco che, se ti metti magari a zoomare al massimo, ti sembra di vedere, non so se segui una personcina singola, un gioco in terza persona, per dire, cioè a livello di dettaglio è molto 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 curato, e sono molto curioso del 2, soprattutto che appunto l'abbiano fatto a distanza così ravvicinata, cioè se esce un gestionale è una tantum, e poi magari boh, finisce là. Il fatto che appunto è un gioco uscito 2-3 anni fa e che lo stanno riproponendo come seguito è una cosa che mi comunque fa pensare, anche perché voglio dire, non è Jurassic Park un diciamo un neotitolo da sfruttare tutto quanto, cioè è un brand del partito dal 93 con il film, dato che il libro, voglio dire, era relativamente di nicchia e poi si è evoluto, però quindi diciamo mi ha messo molto hype.